Cari amici, buonasera. Buonasera a tutti. Io questa sera insieme agli altri membri del gruppo eravamo intenzionati a salire su questo palco con i migliori propositi, perché siccome non siamo le persone che aggrediscono, allora l'intenzione era quella, no, di continuare a parlare di programmi senza dover rispondere. Purtroppo ci mettono nelle condizioni di rispondere, quindi purtroppo dobbiamo partire da quelli. Luca, tu sei un mio amico, io ti rispetto. Tu vieni a parlare a me di attività imprenditoriali che stanno dormendo, di torpore. Io in famiglia ho tre imprese, una più grossa dell'altra, sono un professionista, sono circondato da imprese. Chi meglio di me può capire che cosa vuol dire attività imprenditoriali, Luca? Adamastrolia, che dire? Il nulla. Ma scusa, tu abiti sulla stessa mia via. Come a casa tua la spazzatura si paga in maniera diversa che a casa mia e tutte le altre parti? L'ecotassa non si è mai pagata a San Donato, il valore più basso di ecotassa lo paghiamo a San Donato. La spazzatura più bassa in provincia di Lecce si paga a San Donato. Ma dove ve le inventate le cose? Da dove vi escono? Non solo, abbiamo chiesto, e mo vi parla l'assessore Foggetti, abbiamo chiesto il rimborso di quel minimo che abbiamo dovuto pagare ingiustamente. Ma da dove riescono queste cose? Da dove? Dove ve le inventate? Adamastrolia. Quando 10 anni fa è stata realizzata questa piazza, le persone, io abitavo, ancora non ero sposato 11 anni fa, abitavo a casa di mio padre in via Corsica, venivano le persone da San Cesario e dovevano andare a mangiare dalla Bruna e mi dicevano: scusi, la strada per la Bruna, guarda, facci prima a girare la strada delle maglie perché dalla piazza chiusa è impossibile occuparsi. E parlate di torpore. Ma dai, tu puoi essere le cose. Per poter sistemare un po' questa piazza è dovuto intervenire l'architetto Coroneo, un vostro amico, un vostro sostenitore, che con 4 soldi ha sistemato la piazza rispetto a come era prima, con un finanziamento pubblico, 500.000 euro. Poi, aspetta, ricordiamo. Ah, Maria Grazia, finalmente sento la tua voce, in 5 anni non l'abbiamo mai sentita. Complimenti, a una bella voce. Qualche tempo fa, qualche anno fa, ti è stato detto che tu premevi il tasto play e si accendeva il registratore, perché tu, tutte le volte che venivi in consiglio, la prima cosa che dicevi, dopo che, soprattutto quando parlavo io, è: non ho capito. Dicevi questo, mi sembra di non aver capito, e io ti rispiegavo. Poi mi dicevi di nuovo: non ho capito, e ti rispiegavo. Detto questo, cara Maria Grazia, il discorso dello sforamento del patto di stabilità è stata una conseguenza, come sai, di un mutuo che è stato contratto per poi pagare le imprese, perché noi quando diamo il lavoro alle imprese poi le paghiamo, non le lasciamo a pagare come avete fatto voi 10 anni fa. Hai detto che noi abbiamo contratto un mutuo e che quindi a causa del mutuo abbiamo sforato il patto di stabilità. Hai detto che poi, siccome abbiamo sforato il mutuo, non potevamo più contrarre altri, siccome abbiamo sforato il patto di stabilità, non potevamo più contrarre mutui. Ma sti mutui li muffare o non li muffare? Non si capisce.
Detto questo, poi nel frattempo abbiamo fatto due altri mutui in questi 5 anni, proprio ed esattamente in quelle attività in cui lo Stato non ci, e la Regione non elargisce finanziamenti, ovvero nel, al cimitero e per le strade. Un'altra linea in cui purtroppo non sono previsti dei finanziamenti pubblici sono proprio gli impianti sportivi, dove purtroppo abbiamo, come sapete, solo i progetti e non li abbiamo potuti presentare perché né la Regione né il Ministero mette a disposizione dei fondi. Guarda caso. Alla Mastrolia, mi ero dimenticato, parli a me di capo che hai 40 anni che risponde a un solo capo? Alla Mastrolia, parli a me di spazzatura quando c'era quel famoso Donato Pellegrino e Salvatore Danieli che ha voluto la spazzatura qui alle Madre e poi a Guarini? Di cosa stiamo parlando? Alla Mastrolia, e poi chiudo, e passiamo ai programmi. Ecocentro, in questi 5 anni, quando è uscito il bando per l'ecocentro, l'ingegnere Daurino e l'assessore Foggetti hanno presentato il progetto e hanno preso il finanziamento. Nei 5 anni precedenti, quando c'era l'altro bando e l'assessore era Alessandro Quarta, il tuo capogruppo, non è stato presentato alcun progetto sugli ecocentri. Quindi devi interfacciarti con l'assessore, ex assessore alla Lavori Pubblici e vice sindaco Alessandro Quarta per i finanziamenti sugli ecocentri fino al 2013. Passiamo ai progetti. Ah, un'altra cosa. Perché poi man mano che me le ricordo io poi le dico. Venerdì scorso, tra le varie richieste che avete fatto il giorno prima, avete preso un'ora, quella dalle 11 alle 12, per parlare sul palco e quindi per affrontare un pubblico comizio con il quale dovevate informare la cittadinanza di quelli che erano le vostre idee, i vostri programmi. A me è sembrato che dopo 5, non lo sapevo, me l'hanno detto e poi l'ho anche visto, dopo 5 minuti ho visto Trenini qua sotto e Balli della pizzica. Beh, non mi sembra il modo migliore per affrontare una campagna elettorale, mi sembra che le persone siano rispetto, anche perché siete scesi dal palco perché di là c'era una festa. Io penso che lo spazio pubblico, quando viene preso, deve essere utilizzato per le ragioni più consone, con il massimo rispetto per la comunità e soprattutto, se è vero che volete parlare di programmi, con il massimo confronto nei confronti dei cittadini. Torniamo a noi. Sempre per il discorso che noi vogliamo migliorare quello che già di buono c'è, vi informo che è stato la settimana scorsa pubblicato il bando sulla sistemazione delle strade, bando che scade il 18 di giugno e nei primi giorni di luglio partiranno i lavori e buona parte delle strade del paese prima della festa di San Donato saranno sistemate. Oggi abbiamo approvato in giunta una delibera appunto di giunta comunale con la quale abbiamo dato mandato al sindaco di sottoscrivere un protocollo di intesa con la prefettura per l'applicazione di un progetto sulla legalità della videosorveglianza, in maniera tale da partecipare a un bando che scadrà il prossimo 30 giugno con cui potenzieremo i sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio e creeremo nuovi sistemi per la videosorveglianza appunto nelle principali aree e nei principali centri, in quelli nevralgici del paese, vi dico subito, Piazza Municipio e Piazza Garibaldi, poi un altro sistema verrà potenziato, il sistema di Via Roma, l'area commerciale di Via Corsica, quella di Via Galugnano e poi a Via Milano qui a San Donato. Per quanto riguarda Galugnano realizzeremo un sistema di videosorveglianza per appunto la pubblica sicurezza in Piazza Eroe e in Largo Vittorio Emanuele, poi su Via Annunziata, su Via San Donato, su Via Garibaldi e su Via Lecce. Questo per quanto riguarda la videosorveglianza. Per quanto riguarda invece la partecipazione al bando delle reti, per le reti Wi-Fi,
un'altra iniziativa che abbiamo già intrapreso e che contiamo di realizzare subito dopo l'estate, abbiamo già interloquito con la regione in questo senso, è la realizzazione di una serie di reti wifi pubbliche sia nel capoluogo che nella frazione, nelle stesse aree che abbiamo visto più nei parchi, quindi quello della zona 167, i nuovi parchi che creeremo, e la piazzetta Vese a Calugnano, in maniera tale che le persone potranno utilizzare liberamente i sistemi di wifi su queste aree pubbliche. Sempre per quanto riguarda la valorizzazione e il potenziamento delle attività produttive, abbiamo partecipato ad una serie di incontri insieme al Comune di L'Equile, con capofila Comune di L'Equile appunto, con l'assessore Nicolini, San Cesario e San Pietro, per la realizzazione di un distretto urbano per il commercio. E qui un bando che è stato pubblicato l'anno scorso e che appunto vede come Comune capofila L'Equile per il potenziamento dei servizi nei confronti di queste attività commerciali, in particolare per il miglioramento del decoro urbano, la possibilità di fare marketing e promozione dei propri prodotti e dei propri servizi, e un miglior posizionamento strategico anche per quanto riguarda la raggiungibilità via web. Infine, sempre e poi chiudo, relativamente al discorso legato alle attività produttive, vi facciamo vedere una ipotesi di ampliamento dell'area PIP verso la via per Copertino, con la quale, attraverso un'attività di esproprio di alcune zone che abbiamo già verificato non essere interessate da nessun tipo di vincolo, potranno dare luogo a ben 16 nuovi lotti di diverse dimensioni, e quindi potranno accogliere capannoni e attività appunto produttive sia locali sia dei comuni limitrofi, ma anche dall'estero, perché ci sono anche lotti di diverse dimensioni. Questo da una parte significherà nuovi introiti per le casse comunali, e dall'altra chiaramente creerà ricchezza per il territorio. Io al momento mi fermo qui e passo la parola alla cara Stefania, che ci illustrerà le sue linee. Ciao. Eccoci qua e grazie di esserci. Disposti ad ascoltare quanto ho da dirvi. Poche parole, semplicemente per presentare l'essere Stefania, quella che conoscete. Ci conosciamo e sapete perfettamente chi sono. Perché in questi anni mi sono mostrata a voi come persona e come professionista. Infermiera da 21 anni. Negli ultimi 14 lavoro in hospice a San Cesario, luogo dove è dato valore e dignità alla vita e alla persona. Questa parte sono referente infermieristica, onere ingente, onore gratificante. Da ragazza mi sono affacciata al mondo del lavoro seguendo gli insegnamenti di un maestro. Lui mi ha insegnato a essere dedita al lavoro, facendone dello stesso una missione di vita, e io di quegli insegnamenti ne ho fatto tesoro oltre che miei. Adesso il mio maestro è un ricordo prezioso, incancellabile e indelebile, che per sempre si chiamerà Pinuccia Serra. E tutti dovete battere le mani, perché gli è dovuto, tutti. Lista Libertà, perché ho capito che ne valesse la pena, sicura del vostro aiuto, intenzionata a fare meglio, disposta a incrementare le dosi del mio lavoro se ciò dovesse tornare utile al benessere della comunità. Di
Riflettendoci bene ho capito che si tratti di un agone, di una competizione tra individui quali parti integranti della comunità di San Donato e Galugnano. Di sicuro non se ne vince un netto schieramento politico, motivo per il quale credo bisogna guardare alla persona e sostenerla. A seguito della mia candidatura vorrei che ognuno di voi incondizionatamente voti Stefania Amica, ma soprattutto la Stefania in cui ha sempre creduto. Brava! Temo le delusioni? Forse sì. Solo perché i miei genitori mi hanno insegnato i valori fondamentali della vita, quali l'onestà, il rispetto verso il prossimo e l'amicizia. L'amicizia quella vera, incondizionata e disinteressata. In questi 21 anni io ho sempre guardato tutti negli occhi, che sono lo specchio dell'anima, e continuerò a farlo, a prescindere dal risultato. Perché vi assicuro che io ho già vinto, perché ho ricevuto tante attestazioni di stima e rispetto, a prescindere che io stia da quella o da questa parte. Perché la differenza non la fanno solo loro, la facciamo tutti noi. Ed è un'offesa, sentirsi dire: Stefania, se tu fossi stata da quella parte ti avrebbero votato tutti e saresti stata una signora. Io sono una signora. Grazie. Amministrare per me vuol dire ascoltare e cercare di capire i bisogni e le richieste dei miei cittadini, cosa che a me torna facile fare, perché fa parte della mia quotidianità, non dell'ultimo periodo, della quotidianità. Io giro sempre, quando chiamano e quando non chiamano, sono sempre in giro. E se mi chiamano mi fermo subito, non solo in questo periodo, non salgo e scendo dalla macchina in questo periodo. Ecco, io sono una signora sempre. Mi ritrovo travolta in un gruppo di amici, tutti pronti a mettersi in gioco, gruppi in cui prevale il rosa, di donna e non di femmina. Qualcuno giorni fa ha cercato di mettermi in rilievo. Siamo donne, quindi madri, mogli e professioniste, che hanno imparato a far brillare la propria identità con il sudore della propria fronte e dei nostri genitori. E dobbiamo mantenere alto e con dignità il ricordo di chi ci ha preceduto. Tengo a sottolineare che non siamo marionette, come qualcuno ci definisce. Teatro delle marionette ci abbiamo accompagnato i nostri figli e noi siamo stati semplici spettatori. Se il prossimo 10 giugno voi mi sosterrete, sappiate che il vostro compito avrà inizio proprio lì, perché sarete voi a fornirmi gli strumenti che mi accompagneranno nei 5 anni a venire. Mia figlia Andrea, quando ha saputo della mia candidatura, me ne ha chiesto il motivo, rammentandomi i continui impegni. Io molto semplicemente le ho risposto che fino ad ora sono entrata nella vita dei miei concittadini in punta di piedi. Ma dopo il 10 giugno, con il loro aiuto, io vorrei farne parte come colonna portante, supportante e importante. Vorrei soltanto che voi tutti guardaste me come persona, fidandovi della mia scelta disinteressata e libera. Non sono stata minacciata da nessuno, sono arrivata qui liberamente, perché io sono libera. Perché ognuno di noi nasce libero, nella mente e nell'animo, e tale deve restare. Io ricordo ancora quando alcuni amici mi dissero: Stefania, vuoi venire con noi? Io dissi no. Anche altri amici: vuoi venire con noi? Io ho detto no, perché io sono coerente. Io ho detto: deciderò io quando candidarmi e con chi. Ho deciso, mi sono candidata con chi ha rispettato.
avvocato Stefania. Chiaro è che dopo il 10 giugno tutti noi continueremo a essere elementi di questo grande gruppo familiare, quale San Donato e Galugnano. Anche questa tornata elettorale avrà vincitori e vinti, ma che dovranno continuare a relazionarsi tra di loro per il benessere della comunità. Grazie a Cesare Taurino, candidato sindaco, che mi ha colto nella sua lista ritenendomi all'altezza. Spero di non deluderlo, ma soprattutto spero di non deludere tutti voi. Prima di salutarvi e di ringraziarvi, vorrei salutare il mio primario, i miei colleghi e tutti i medici dell'hospice che sono qui presenti. E vorrei dire loro che se sono salita su questa barca l'ho fatto anche perché supportata dal loro affetto e dalla loro stima. La loro è una stima vera, senza nessun tornaconto. Dopo ciò, il 10 giugno, crociate l'orologio. Scrivete Stefania Rollo, consapevoli di aver fatto la scelta migliore e di aver agito secondo coscienza. Grazie a tutti. Grazie a Adriana Serra e Marco Serra che sono qui. Brava Stefania, parola a Tommaso. Buonasera amici, buonasera. Questa sera dovremmo fare una cosa in particolare. Quando finiamo il nostro spazio, no, dobbiamo rimanere tutti qua, far venire gli altri fans dell'altra lista, così finalmente dopo due comizi che non fanno più foto alla piazza, li facciamo fare una foto con la piazza piena. Non pubblicano più foto della piazza, non so perché. Forse l'entusiasmo che c'era i primi giorni verso la città di tutti sta scemando, sta calando, perché adesso stanno uscendo fuori. E allora sentire stasera Adam Astrolia, io mi sono sentito un po' impacciato ad aver avuto un assessore come Adam Astrolia. Perché questo? Venerdì è salito qui Riccardo Pellegrino. Ho detto ma non ha detto nulla riguardo la vicenda del 2007. Stiamo aspettando la caduta di Massimo Longo e quali sono state le cause. È salita da Mastrolia, invece di chiedere scusa ai cittadini di San Donato e Galugnano di quello che è successo, cosa fa? Ha parlato di aria fritta, un termine a loro molto caro. Riccardo Pellegrino è venuto qui sopra a parlare di una vicenda giudiziaria già archiviata e passata, già archiviata e passata. Pensavo che potesse dire qualcosa di interessante, di promettere qualcosa ai cittadini di San Donato e Galugnano, qualche progetto, e invece no, il nulla. E allora, adesso rimangono due persone che devono parlare ancora, Anna Rita Perrone, ex vice sindaco, e Massimo Longo, ex sindaco. Quindi quando venite qui sopra chiedete scusa ai cittadini di San Donato e Galugnano, perché grazie a voi noi abbiamo avuto per la prima volta nella storia politica di San Donato il commissario. Il commissario. Alessandro Quarta, devo parlare di te perché finora che è venuto qui sopra non posso rispondere, insomma, non ha detto nulla. Hai rimproverato noi, assessori, sindaci e consiglieri, perché dobbiamo avere rispetto delle istituzioni e del ruolo che rivestiamo. Come ha detto Cesare, venerdì nel terzo loro spazio alle 11 è salito qui Alessandro dicendo, 3 minuti è durato l'intervento,
dicendo che è tutta aria fritta, che la frittata, come la giri giri, è sempre frittata. Guarda che la frittata tua c'ha degli ingredienti che non si può mangiare, non si può mangiare la frittata tua. E allora devi invitare, caro Alessandro, il sindaco Maria Rosaria Tucci e il consigliere Armando Rotondo, che oggi ti sostengono, a non fare il trenino, a non ballare la taranta. Qui non stiamo ad una festa, stiamo in una campagna elettorale. Una campagna elettorale dove vede protagonisti i cittadini di San Donato e Galugnano. Devono venire qui a decidere le sorti del paese e voi pensate a ballare. Questo è. Io non voglio dilungarmi di più perché ci sono tanti argomenti da affrontare, però se salite con queste intenzioni a dire cose non vere, noi dobbiamo rispondere. Grazie. Stasera non dovevo parlare. Cesare, hai detto che ad Amastrolia è il nulla. Ti sei sbagliato. Lei e Riccardo Pellegrino sono il nulla mischiato con niente. Voglio un confronto domani sera con ad Amastrolia, Riccardo Pellegrino, Ezio Conte e Cesare Taurino qui sopra a questo palco. Se avete il coraggio dobbiamo parlare insieme, non serve mezz'ora uno, mezz'ora l'altro. E se qualcuno pensa di rispondere l'ultima mezz'ora la sera di venerdì, io farò un comizio senza microfono in piazza, perché dovete avere il coraggio di salire adesso e non aspettare gli ultimi 5 minuti quando non avete risposta. Ha parlato della spazzatura Vito Perrone. Digli a Massimo Longo e ad Amastrolia quanto abbiamo risparmiato noi in 10 anni con la spazzatura. La mia amministrazione ha risparmiato circa 700.000 euro. Vito Perrone, mio consigliere comunale per 10 anni, si è impegnato. Se non sapete cosa dire, non parlate. Fate sicuramente una bella figura se vi state zitti, o sicuramente ci fate divertire quando ballate la taranta. Alessandro, avevi un'ora l'altra sera, hai parlato 3 minuti e hai detto aria fritta e frittata. Mi sembravi Antonino Canavacciuolo, Masterchef. Ma di cosa stiamo parlando? Alessandro, mi stai deludendo, dobbiamo parlare di programmi. E devo essere accusato di quello che ho fatto io in questi 10 anni. Gli impianti sportivi. Io non ho voluto spendere un centesimo perché l'ava raso al suolo e rifatto tutto quanto nuovo, perché quello è un parto che è meglio non commentare, degli anni 80. Io sono un capo che ha fatto 10 capi. Il capo di Amastrolia chi è? Ditelo voi cittadini! Dimatelo! Ad Amastrolia, perché nel 2007 avete interrotto l'amministrazione comunale con Massimo Longo e Annarita Perrone? Erano forse quelle paleoliche con un fax che andava e veniva da una ditta? Non dico fesserie, sai, lo sapete benissimo. Era forse l'impianto di biomassa che volevate fare al Lago Rosso? Per quale motivo? Due erano d'accordo e due no.
spiegatelo ai cittadini quali interessi c'erano, qual era il vostro interesse. Non siete stati d'accordo nemmeno su quello e pensate di amministrare ancora il comune di San Donato? Ma lo pensate veramente? Io non ho raso al suolo quello che è stato fatto negli anni passati, no, io non ho buttato soldi, perché agli impianti sportivi hanno speso centinaia di milioni, ma non si capisce quanti soldi, hanno fatto da due campi da tennis e due campi di calcetto che non possono giocare né a tennis né a calcetto, c'era un pallone, gli è caduto in testa 20 anni fa, quegli impianti non sono mai funzionati, ecco perché ci vuole un progetto serio e fare un polo per lo sport da quella parte. Io non avrei fatto mai il campo sportivo lì, avrei concentrato tutto su quella zona, da quella parte, per unire San Donato e Galugnano. La piazza, stai parlando della piazza, avevate fatto un cimitero e noi abbiamo tolto i loculi. Vito Perrone, diglielo tu, ci manca soltanto, hai detto, di tagliare al suolo il monumento. Mi trovo pentito di non averlo fatto, ma il nostro impegno sarà di riportare quel monumento come è stato costruito dai nostri nonni. Avete fatto un missile e speriamo che il 10 di giugno quel missile vi farà volare alto, lontano da San Donato. Perché con quello che avete fatto non siete degni di amministrare più il nostro paese. Avete fallito, avete fallito. E avete il coraggio di indossare la maglietta bianca per la foto. Quale maglietta bianca? Una maschera vi serve. Vi serve una maschera, perché voi non siete la luce, voi siete il buio. Abbiamo sforato il patto di stabilità, dice la consigliera Maria Grazia Conte, io l'ho aggredita, ma se minimamente li ha aggredita già mi hanno fatto 4 denunce. Hai avuto 5 anni. Per parlare, nonno, se non c'era nessuno alle 10 di mattina potevi organizzare manifestazioni tu con l'opposizione la sera. Non vi siete degnati di informare voi i cittadini, nemmeno i vostri, perché non c'era nulla da dire, perché la trasparenza era così chiara, era così trasparente che si toccava con mano. Trasparenza e coerenza, se no altrimenti 20 anni di galera avevo sopra, con gli avvocati e con le denunce sempre pronte. C'era trasparenza, c'era chiarezza, avete 3 persone che possono testimoniare che sono con voi, Maria Rosaria Tucci, Armando Rotondo, Vito Perrone, diteli la trasparenza che c'era quando Ezio Conte è stato sindaco in questi 10 anni. Riccardo Pellegrino, l'altra sera, quando l'avvocato Foggetti ti ha risposto per quanto riguarda quell'ammanco di 80.000 euro della tassa sui rifiuti, perché non sei salito? Avevi un'altra ora, hai ballato, ti dovevi confrontare con la tua collega, anzi con l'avvocato Foggetti, perché non l'hai fatto? Avevi un'ora, che te la devi studiare? La legge, sei un avvocato, le devi sapere a memoria. Avevano fatto quel manifesto, spariti 80.000 euro, sempre le solite loro cose, spariti a 100.000 euro l'introito con AI, che domani sera
l'assessore Foggetti ti rispiegherà per bene, con la speranza che puoi apprendere dal nostro avvocato.